Saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessantissimo saggio appena pubblicato da Newton Compton dal titolo I grandi eretici che hanno cambiato la storia di Michele Pellegrini e Roberto Roveda. Un bel 384 pagine. E io, come mia abitudine, non rubo altro tempo ai due autori che sono nostri ospiti. E lascerei subito la parola a Roberto Roveda che ci introduce nella descrizione di questo saggio. Prego, a lei, Buonasera a Roberto. tutti, buonasera, ringraziamo Italia Medievale per l'ospitalità che ci viene offerta per presentare questo libro. I grandi eretici che hanno cambiato la storia, come dice già il titolo, è un libro che vuole fare un excursus sul tema dell'eresia e parlare delle persone che attraverso la storia l'hanno rappresentata. Come ha detto in introduzione, sono ben 384 pagine, però rileggendolo in questi giorni, anche per questo nostro incontro, mi sono reso conto che da dire ce n'è veramente tanto, forse ce ne voleva quasi il doppio per affrontare tutti i temi, perché noi abbiamo ripercorso la storia dell'eresia dalle origini del cristianesimo fino a praticamente ai giorni nostri, soffermandosi maggiormente chiaramente sull'epoca medievale. L'epoca medievale, alto medioevo, basso medioevo, con qualche lancio nell'età moderna. Partiamo un po' dal nostro punto di partenza, che è stata quella dell'etimologia della parola eresia. Perché immediatamente noi quando pensiamo ad eresia, pensiamo che l'eresia è qualcosa di sbagliato, fuori legge, qualcosa che si pone fuori dall'ortodossia. In realtà la parola eresia, dal punto di vista etimologico, significa scelta. Quindi l'eretico era in origine qualcuno che sceglieva. Nel nostro libro proviamo a raccontare come mai da una semplice scelta si arriva all'idea che l'eretico sia un oppositore o qualcuno addirittura da schiacciare. Vediamo che quando il cristianesimo comincia ad affermarsi, in particolare nel bacino del Mediterraneo, uno dei primi fenomeni con cui abbiamo a che fare è il fatto che il cristianesimo comincia a dotarsi di una dottrina, deve definire i propri dogmi, dogmi di fede, quelli che oggi va a messa. Cattolica sente il credo, sente dire una serie di affermazioni e ritiene che quelle affermazioni siano stabili da sempre. In realtà sono il frutto di un'evoluzione durata secoli e di discussioni teologiche, filosofiche e anche di lotte bastonate, nel senso che poi all'interno delle comunità cristiane che si erano formate nel bacino del Mediterraneo avevano idee diverse su come definire la natura di Cristo, natura umana, natura divina. Cristo era di natura umana, divina, solo di una, solo dell'altra. Sono le famose eresie cristologiche, o comunque discussioni sulla natura di Cristo, che impegnano il mondo cristiano per parecchi secoli, almeno dal terzo al quarto, quinto, sesto secolo. In quell'epoca noi possiamo definire l'eresia come un problema di natura legato a un problema di coscienza, cioè riguardava il credente, che cosa credeva il cristiano. Allo stesso tempo, però, l'eresia già cominciava ad allargare il suo ambito di influenza, perché quello che succede nel IV secolo ed è quello che ci insegnano a scuola è che nel 313 c'è il famoso editto di Costantino che rende il cristianesimo libero, essere libero all'interno dell'impero romano. Ma andando avanti, il cristianesimo diventa anche religione prioritaria dell'impero romano. Anzi, gli imperatori a partire da Costantino vedono nel cristianesimo un elemento di stabilità dell'impero. La religione poteva essere un elemento unificante dell'impero. Il problema è che i cristiani litigavano fra di loro, litigavano appunto con queste eresie che hanno questi nomi che oggi ci appaiono
anche molto evocativi, no? Monofisisti, monofisismo, nestorianesimo, arianesimo. Chiunque apre un libro di scuola delle superiori e delle medie se li ritrova, fa fatica anche un po' a orientarsi, perché sono abbastanza lontani dalla nostra mentalità queste dottrine che poi sono state condannate come eretiche dalla Chiesa. Come dicevamo, l'impero ha bisogno di una unità anche religiosa e quindi comincia anche a combattere queste eresie, a cercare di fare in modo che esista un'unica ortodossia, che non ci sia poi questa possibilità di scelta. Se sei cristiano, devi avere un'idea ben precisa, quella è e quella non può essere cambiata. E se non ti ritrovi nella dottrina, sei eretico, non più una persona che sceglie, ma una persona che si pone al di fuori dell'ortodossia. Questo riguarda buona parte dell'età alto medievale, dove non esiste una repressione organizzata dell'eresia. Sono tribunali che perseguono eretici, anche se gli imperatori romani o comunque quelli poi bizantini facevano di tutto per reprimere queste forme di dissidenza all'interno del cristianesimo. Però la cosa non è organizzata come sarà nel basso medioevo e come ci racconterà Michele Pellegrini. Allora, viene un attimo da chiedersi come mai, appunto, all'interno di una religione come il cristianesimo, la religione salvifica in cui Gesù Cristo è stato condannato come bestemmiatore o comunque come una persona che si poneva al di fuori dell'ortodossia giudaica, partendo da questa esperienza si sia arrivata a un cristianesimo così monolitico e così attento a condannare ogni forma pensiero diverso da quello ufficialmente riconosciuto. Come si è arrivati questo è un bel enigma che noi cerchiamo di analizzare nel nostro libro. Ed è un enigma che attraverso i secoli si dipana in maniera diversa, perché tra poco lascerò appunto la parola a Michele. Mentre nell'età alto medievale l'eresia è un qualcosa che riguarda la coscienza del credente, arriveremo a un punto in cui ci sarà un papato che persegue l'eresia come un reato vero e proprio, un reato il peggiore dei reati, il reato di lesa maestà, che era il reato che si commetteva nel momento in cui si attentava alla vita del sovrano, quindi reato per cui non ci poteva essere pietà e per cui la pena era la morte. E quindi nel nostro libro cerchiamo appunto di ripercorrere questa evoluzione del concetto di eresia, soffermandoci certamente sugli aspetti teologici, filosofici e anche cambiamenti della mentalità, ma allo stesso tempo nel nostro libro abbiamo poi delle parti in cui ci dedichiamo alle figure degli eretici. Abbiamo delle parti introduttive in cui facciamo il quadro del periodo e poi ci soffermiamo in maniera puntuale su tutta una serie di personalità veramente molto diverse da loro. Si va appunto da Arrio, si va da Nestorio, nell'epoca di Ipazia, famosissima in questo periodo, se ne è parlato molto, per arrivare poi a personaggi che magari uno non si aspetterebbe mai di vedere annoverati tra gli eretici, come Federico II, Giovanna d'Arco. Quindi è una carrellata di personaggi straordinari nel senso etimologico della parola, nel senso di fuori dal comune, perché un po' tutti questi personaggi che sono stati accusati di eresia sono uniti dal fatto di non accettare il conformismo, giusto o sbagliato che fosse, volevano porsi al di fuori e spesso e volentieri ragionare con la loro testa. In un'epoca, in particolare come quella medievale,
che non amava l'anticonformismo, ma amava tantissimo l'uniformità di pensiero. Noi dobbiamo immaginarci un'epoca anche abbastanza insicura, cui le certezze erano poche, dove una carestia poteva veramente distruggere la vita di intere comunità. Era una società che aveva bisogno di punti fissi in cui ritrovarsi. L'eretico, in un certo senso, sconvolgeva questi equilibri sociali. Per questo, banalmente, l'eresia veniva perseguita dalla Chiesa, ma anche dallo stesso potere laico. Era contento di vedere schiere di eretici o di persone dissidenti circolare per le città o per le. Ma di questo ambito, diciamo, dell'eresia medievale, nel momento in cui la Chiesa diventa monarchia papale e va a colpire l'eresia in maniera più organizzata, istituzionalizzata, ci parla adesso Michele Pellegrini, che ha comunque curato particolarmente questa parte. Quindi tocca a me. Bene, buonasera. Mi ringrazio naturalmente anche io, Italia Medievale, per l'invito a presentare il volume che abbiamo realizzato io e Roberto Roveda per Newton & Compton. E entro a questo punto direttamente in quello che è un po' il mio ambito, cioè come in buona sostanza questa eresia che è scelta, che è, come possiamo dire, un tema che riguarda la coscienza dell'individuo nel corso dei secoli centrali del Medioevo diventa in buona sostanza un crimine. Ed è evidentemente una vicenda legata al potere, e a come il potere è andato definendosi, perché sicuramente la vicenda ereticale dei secoli centrali del Medioevo si definisce come tale nella misura in cui va definendosi anche il papato, per come lo si immagina, per come lo si intende nei secoli centrali del Medioevo. Perché noi che cosa riscontriamo? Riscontriamo una chiesa sostanzialmente in crisi nei secoli che potremmo definire intorno all'anno 1000, precedenti l'anno 1000, una chiesa in mano ai laici o comunque sotto il controllo di poteri secolari, l'imperatore, le aristocrazie cittadine, e questa chiesa che attraverso grandi pensatori e anche personalità minori cerca una via per il rinnovamento, una via per il rinnovamento che per esempio si manifesta a Milano nel corso dell'undicesimo secolo, nella collaborazione di alcuni ambienti religiosi, alcuni ambienti ecclesiastici con alcuni ambienti popolari noti come la Pataria milanese. Pataria milanese che contribuisce in modo determinante a dare vita, ad animare quelle istanze di riforma della Chiesa che poi trovano il suo massimo, la loro massima espressione, il loro massimo compimento nel papato di Gregorio VII, nella riforma gregoriana che da un lato sicuramente libera la Chiesa, quindi afferma questo principio tanto, tanto importante, tanto fondamentale nel Medioevo della libertas ecclesia, no? Della libertà della Chiesa, libera la Chiesa dal controllo di qualunque forma di potere che non sia un potere religioso, quindi in primis gli imperatori, ma poi ovviamente tutte quelle aristocrazie o monarchie o comunque poteri che avevano interesse a esercitare un controllo sulle istituzioni ecclesiastiche, ma allo stesso tempo in questa definizione di libertà si chiudono gli spazi per tutto quello che può essere inteso come dissenso o critica a questa istituzione ecclesiastica. Ricordiamoci che Gregorio VII è il pontefice del Dictatus Pape, no? Questo documento centrale nell'affermazione dell'universalismo papale che poi troverà pieno compimento nei grandi papi del tardo XII, inizio XIII secolo, Innocenzo III su tutti, evidentemente.
Chiaro è che in questa situazione di nuova affermazione di un universalismo papale, non c'è, i pontefici che si succedono in quell'arco di decenni e in quell'arco di secoli non possono più prevedere alcun contraddittorio. In primis, evidentemente, il contraddittorio con la Chiesa ortodossa, con le Chiese ortodosse, perché di fatto la prima grande frattura che si compie nel 1054, proprio quasi ad anticipare quello che sarà poi l'affermazione dell'universalismo papale con il pontificato di Gregorio VII, è lo scisma con le chiese ortodosse. Da lì in poi, ovviamente, la strada per il dissenso ereticale è segnata, ma la domanda che dobbiamo porci è: che cos'è il dissenso ereticale nei secoli centrali del Medioevo? Sicuramente è un dissenso che potremmo definire in senso critico verso le istituzioni ecclesiastiche. Che cosa pensano gli eretici medievali? E qua sto facendo una semplificazione estrema, per cui forse qualche illustre medievista potrebbe volere la mia testa o potrebbe accusarmi a mia volta di eresia. Criticavano sostanzialmente le istituzioni ecclesiastiche e sostenevano la necessità di un ritorno ad una chiesa più evangelica, un ritorno ad una lettura magari non mediata dello stesso Evangelo, e quindi andavano a sminuire il senso dell'esistenza stessa, magari in alcuni casi, delle istituzioni ecclesiastiche. E naturalmente tutte queste critiche, tutte queste istanze di rinnovamento in senso pauperistico evangelico nella Chiesa di Roma del XII e XIII e pieno XIII secolo non hanno evidentemente più spazio. Esempio lampante è quello di Arnaldo da Brescia, che molti hanno definito l'ultimo patarino. Arnaldo da Brescia vive grosso modo un secolo dopo quella che era stata la Pataria milanese. Siamo nel 1140, Arnaldo da Brescia a Brescia predica sostanzialmente le stesse cose che sostenevano i patarini milanesi un secolo prima, e quelle cose che erano servite ad animare la riforma gregoriana ad Arnaldo da Brescia valgono l'interdetto dalla città di Brescia, la condanna alla penitenza e al silenzio, la condanna ad un pellegrinaggio a Roma e, in ultima analisi, perché poi così si conclude la sua vicenda, la condanna a morte e la condanna al rogo. E come si compie poi però materialmente questo processo di definizione anche della coercizione dell'eretico? L'eretico non è più un uomo che compie una scelta di coscienza, ma è uno strumento del diavolo nel mondo. È parte egli stesso del progetto che il demonio ha per minare la societas cristiana, no? Questa societas che necessita di una conformità indiscutibile, di una conformità non criticabile. E nel momento in cui l'eretico diventa strumento del diavolo, a quel punto, come strumento del diavolo, deve essere processato e punito, evidentemente. E naturalmente le tappe fondamentali di questo processo sono nel 1184 la bolla ad abolendam di Lucio III e nel 1198 la bolla per gentis insenium di Innocenzo III, con la quale di fatto si definisce il crimine di eresia non più come un crimine di coscienza, ma come già ricordava Roberto Roveda poc'anzi, come crimine di lesa maestà. A quel punto, evidentemente, per quanto continuino a nascere movimenti di dissenso, movimenti ereticali anche numericamente cospicui, però da un certo punto di vista potremmo dire che la parabola degli eretici medievali già all'inizio del 200 è inevitabilmente, e questo naturalmente lo diciamo col senno di poi, però è naturalmente e inevitabilmente destinata al fallimento. Mi permetto di dire un'ulteriore ovvietà che sicuramente il pubblico di Italia medievale ha ben chiaro, ma
praticamente tutti i movimenti ereticali di epoca medievale sono movimenti che muovono in senso critico verso le istituzioni ecclesiastiche, ad eccezione di uno, il movimento, diciamo, quello che viene individuato come il movimento cataro, l'eresia catara, questi buoni cristiani dualisti, che avrebbe avuto, che, anzi, che ha certamente avuto origini orientali e che è probabilmente giunta in Europa e in particolar modo nel Mezzogiorno di Francia nell'epoca delle crociate, è l'unica grande eresia medievale che propone una teologia alternativa, che propone una teologia sostanzialmente manichea, e che nel proporre questa teologia alternativa propone anche delle istituzioni ecclesiastiche alternative, perché esistono, sappiamo bene, studi molto documentati sull'organizzazione delle chiese catare, tanto nel Mezzogiorno di Francia quanto nella penisola italiana, perché comunque sappiamo che nel nord Italia le comunità catare erano decisamente, decisamente numerose, e queste chiese catare si danno una struttura che è totalmente alternativa alle istituzioni ecclesiastiche. E naturalmente vediamo bene che Innocenzo III, nel momento in cui ha chiaro, ha evidente l'enorme problema che costituisce l'eresia catara, fa un passo ulteriore, nel senso che non si limita a utilizzare gli strumenti già tutto sommato ben definiti e tutto sommato molto efficaci per tutte le altre eresie, quindi quello che si sta andando definendo come il processo inquisitoriale, ma arriva a fare un atto sconvolgente da un certo punto di vista, che è quello di, a tutti gli effetti, bandire una crociata all'interno della cristianità, quindi da concedere dei privilegi a coloro i quali si armeranno contro le comunità catare del Midi francese. E ovviamente questo evento, tutti sappiamo bene, ha una portata devastante per quella che era e che non sarà più la cultura franco-provenzale, ovviamente, oltre che per l'eresia catara stessa, che evidentemente nel giro di pochi decenni sostanzialmente verrà eradicata dal territorio e verrà, diciamo, passerà alla storia come un movimento sconfitto. Stiamo naturalmente definendo una pagina cupa, verrebbe da dire, della Chiesa cattolico-romana. Chiaro è che la Chiesa cattolico-romana nella sua lotta all'eresia non fu soltanto coercizione, sarebbe ingiusto affermarlo. La Chiesa cattolico-romana nel corso del 200 mette in campo anche altre armi che potremmo definire di predicazione e di normalizzazione, cioè laddove possibile ricondurre i movimenti di dissenso a ordini esistenti o a forme di vita religiosa anche comunitaria, anche mista tra uomini e donne, ma tutto sommato accettate e accettabili, e allo stesso tempo naturalmente qua di nuovo dico una cosa banale e scontata, la nascita degli ordini mendicanti, queste nuove religioni del 200, nuove religioni urbane rispetto al grande monachesimo di matrice benedettina di Benedetto da Norcia o benedettina nelle nuove regole cistercensi, ma comunque un monachesimo delle campagne. Queste nuove religioni, frati minori e frati predicatori, che intercettano tanta parte di quella religiosità che nei decenni precedenti era inevitabilmente confluita invece nel dissenso ereticale. Naturalmente poi qua potremmo dilungarci ancora su un'infinità di altri temi, perché comunque nel corso poi del 200 abbiamo anche l'utilizzo, per esempio, politico dell'accusa di eresia. Ricordava prima Roberto Roveda Federico II. Federico II è un eretico
ma è un eretico nella misura in cui non riconosce l'autorità del pontefice e di conseguenza commette un crimine di lesa maestà che per analogia, per proprietà commutativa, è diventato equiparabile al crimine di eresia, naturalmente. E con tutte le conseguenze poi che avrà l'accusa di eresia a Federico II nella sua lotta per riaffermare l'autorità imperiale nella penisola italiana, sui comuni lombardi, eccetera, eccetera. E poi naturalmente tutti quei fenomeni duecenteschi, trecenteschi, che sono ancora di speranza e di rinnovamento e di richiesta di un ritorno ad una chiesa evangelica, che si esplicano nelle due grandi ultime, se vogliamo, parentesi dell'eresia medievale, che sono, e qua ovviamente adesso ripasso la parola all'amico e collega Roberto, la dissidenza francescana del tardo 200 e dei primi decenni del 300, e poi ovviamente le figure centrali di Gherardo Segarelli e gli apostolici, ovviamente, e Dolcino da Novara, eretico forse tra i più noti di tutta la storia medievale, ricordato già da Dante nella Commedia e poi celebrato ovviamente nelle pagine di Umberto Eco nel nome della Rosa. Lascio adesso la parola a Roberto per chiudere un po' quella che è la nostra presentazione. Ci siamo avvicinati adesso alla fine del Medioevo e giustamente Michele Pellegrini ha richiamato una forma di vicinanza all'eresia quasi inaspettata, perché l'ordine dei frati minori, frate Francesco, fu molto vicino poteva essere considerato all'inizio della sua predicazione in odore di eresia. A un certo punto l'ordine dei frati minori fu ricondotto all'interno dell'ortodossia, ma quelle che erano le sue tensioni interne, questa ricerca della povertà, questo rifiuto, diciamo, della ricchezza di cui ormai godevano i monasteri, di cui godeva la Chiesa in generale, continuò a muoversi come un fiume carsico nell'ordine dei frati minori, dando vita a delle esperienze che sono quelle che vengono riunite nel termine spirituali, di spirituali francescani. Ecco, il termine spirituali è un termine che fa inorridire anche molti medievisti, che ha avuto molta fortuna qualche decennio fa, poi è stato abbastanza rifiutato dalla storiografia, adesso è ritornato un po' in auge, ma sostanzialmente sono quelle figure nell'ambito dell'ordine dei frati minori che affermavano di volersi collegare direttamente all'esperienza originaria di Francesco, non volevano che i conventi e i frati avessero ricchezze, volevano vivere in povertà, volevano un recupero stretto dell'esperienza originaria. Sono i nomi di Ubertino da Casale, di Angelo Clareno. Sono personaggi che a un certo punto si mettono in opposizione diretta con un ordine che si sta istituzionalizzando sempre di più, che già nel corso del 200 un frate minore diventa papa, che cominciano a scendere alle alte gerarchie della Chiesa. A un certo punto c'è il problema di come gestire la povertà nell'ambito dei frati minori. La povertà viene gestita con l'idea che se ne può fare un uso delle ricchezze, che però non sono possedute dall'ordine, ma sono utilizzate. È un escamotage che non convince tutti e che crea delle tensioni fortissime, anche delle lotte, anche degli episodi di violenza all'interno dei frati minori, che vengono ben raccontati, per esempio, da Angelo Clareno nella sua storia delle sette tribolazioni dell'ordine dei frati minori, in cui racconta degli episodi che poco si possiamo immaginare collegabili con la mitezza di Francesco. Ecco, questo è un ambito del nostro libro che magari può incuriosire perché è meno conosciuto. Sento, come ha detto Michele Pellegrini, Dolcino, Segarelli sono
eretici più raccontati, l'esperienza dei Valdesi, la più conosciuta. Ecco, questa dissidenza nell'ambito dell'ordine dei fatti minori è molto meno conosciuta. Così come nel libro, e qui andiamo a chiudere un po' la nostra presentazione, ci soffermiamo anche sul fenomeno della stregoneria, che è un esempio di come si evolva il concetto di eresia nel corso dei secoli. Nel senso che, come ha detto giustamente Michele Pellegrini nella sua introduzione, a un certo punto la Chiesa combatte la presenza del demonio in ogni ambito della società. Cioè il demonio si muove all'interno della società e si muove grazie agli eretici e a tutti coloro che si oppongono alla Chiesa. Nel corso del 400 tra queste persone vengono individuate anche streghe e stregoni. Come mai succede proprio nel 400? Come mai nell'epoca del Rinascimento, delle bellezze di Michelangelo e di Raffaello comincia la caccia alle streghe, il processo alle streghe? Sostanzialmente perché l'Europa viene da un periodo difficile. C'è stata la peste nel 300, ci sono state le carestie, ci sono sconvolgimenti e guerre. C'è bisogno anche in questo caso di rinserrare le fila, di trovare nuove certezze e soprattutto di trovare dei capri espiatori per tutti i problemi che ci sono nel mondo. Ecco, questi personaggi variegati vengono spesso accomunati col nome di streghe e stregoni. Cosa sono? Spesso erano guaritrici, persone ai margini dei villaggi, dei paesi, persone che non si riunivano in modo perfetto con la comunità a cui appartenevano. Venivano quindi identificati come degli elementi estranei e il passaggio a considerarli come dei servi del demonio che agivano all'interno delle piccole comunità per portare per facilitare l'azione del male, era facile arrivare a definirli come appunto streghe, stregoni e colpirli poi con violenza. Il fenomeno della stregoneria è un fenomeno che poi prosegue per buona parte dell'età moderna, perché andrà poi a diminuire solo in età illuminista, quindi siamo nel Settecento. Anche qui nel nostro libro lo affrontiamo e proviamo a spiegare come si evolve, perché è così diffuso, perché ha una sua diffusione per esempio nel mondo protestante, perché noi pensiamo che magari che la stregoneria viene combattuta solo in ambito cattolico, non è così, succede anche in ambito protestante e viene combattuta con molta virulenza. È perché è qualcosa che non si riesce a spiegare, cioè in una società dove arrivava un'epidemia, si moriva, si pensava che fosse una punizione divina. A che cosa era dovuta quella punizione divina? Qualcosa commesso da chi? Ci voleva un colpevole. È lo stesso percorso per cui in età moderna si comincia a rinchiudere, a espellere gli ebrei da tanti paesi, da tante nazioni, o a rinchiuderli nei ghetti. Ci si deve liberare da questi elementi disturbanti, da questi elementi che possono incidere sulla perfezione della società cristiana medievale e poi dell'età moderna. Quindi questo è proprio un breve excursus su quello che abbiamo fatto. Bene, io ringrazio tantissimo i nostri due ospiti, ricordo velocissimamente il titolo del libro che è I grandi eretici che hanno cambiato la storia. Pubblicato da poco da Newton Compton, gli autori che sono stati i nostri ospiti sono Michele Pellegrini e Roberto Roveda e io invito tutti i nostri ascoltatori a correre a comprarlo perché è l'unica cosa utile che possono fare per scoprire chi sono questi grandi eretici che hanno fatto la storia. Grazie a entrambi. Grazie mille. Grazie mille, arrivederci. Signore,